Sono laureato in disegno industriale al Politecnico di Milano nel 2007. Prima avevo fatto anche a Londra qualche mese, ma credo la mia fortuna è stata quella di iniziare a lavorare mentre ero al primo anno di università. Quindi ho lavorato per 5 anni in uno studio di grafica, si chiama Left Cross, dove ho iniziato a progettare magazine quotidiani, che comunque era un mondo che mi piaceva, che mi appassionava. Poi ho avuto la fortuna di iniziare l'esperienza sulle 24 ore nel 2008, in occasione del debutto di Hill, del magazine in verità legato al quotidiano. E qualche mese fa, quindi sono stato 8 anni al Sole 24 ore, e qualche mese fa ho iniziato questa esperienza a Repubblica a Roma. Appunto il primo progetto che ho curato è Robinson, un nuovo supplemento culturale mondiale. Diciamo che la mia passione per l'infografica e il design editoriale nasce forse da, comunque, sin da piccolo mi sarebbe piaciuto progettare il giornale. Poi qualcosa ho avuto la fortuna di fare veramente e mi sono accorto che comunque mi piaceva. Poi non so, vedevo anche che ero curioso di scoprire nuovi giornali, comunque ha sempre affascinato molto di più la carta del digitale, nonostante il fatto credo ci sia appunto ancora un margine progetto di digitale, quindi c'è ancora tutto da scoprire, da inventare. Però penso che questa cosa vada fatta in complementarietà con la carta, quindi però sì, è una cosa che sin da piccolo mi è sempre piaciuto fare, e poi ho avuto la fortuna di avviare questo percorso e fare quello che veramente volevo fare. Ma io credo sì, ho avuto appunto l'opportunità di tenere workshop all'estero, sia in Italia che all'estero, anche in Asia per esempio, e una differenza sostanziale che ho notato tra gli studenti magari italiani e gli studenti di Singapore è nel metodo di lavoro. Cioè, io credo che comunque, soprattutto a livello grafico, noi italiani abbiamo qualcosa in più, quindi anche a livello creativo. Non abbiamo magari un metodo, un processo. Noi vedo tanti studenti anche, la differenza sostanziale è che gli studenti asiatici mi chiedevano un processo a step per realizzare una cosa, che neanche io poi sapevo, perché poi quando tu realizzi una doppia pagina, un'infografica, sì, c'è un piccolo processo, però tanto sta poi anche nella tua inventiva, nella tua curiosità, nella tua creatività. Secondo me noi italiani su questo siamo molto forti, quindi abbiamo, credo, una marcia in più rispetto ad altre nazionalità, quindi secondo me dobbiamo sfruttare questa nostra potenzialità. I cambiamenti nascono anche dalla voglia di rinnovare all'interno della relazione, quindi a volte non sono dettati dal mercato, da indagini di marketing oppure da focus group, ma sono dettati dal fatto che quando lavori in un giornale hai una grande passione e hai voglia comunque di rinnovare sempre, di cambiare, di mettere in discussione le cose, di tenere il giornale vivo. Quindi il fatto che il sia cambiato nel tempo anche per quello, per comunque far vedere che è un giornale con una sua dinamicità, e nell'arco di 8 anni è cambiato anche considerevolmente, sia un po' per le persone, sono cambiate anche le persone che ci lavoravano, quindi, però sostanzialmente per il fatto di cambiare sempre di nuovo, di sperimentare nuovi linguaggi, e diciamo che era un prodotto che poteva permettersi e può tuttora permettersi di farlo. Sì, potrebbe essere, però non esiste grafica svincolata dal contenuto. Quindi se tu crei la grafica di un giornale, la crei perché comunque c'è un'idea dietro, c'è qualcuno che ti dà uno stimolo, quindi, e allora riesci a esprimere quell'idea attraverso la grafica. Non credo che la sola grafica possa migliorare l'evento di un giornale. Credo che la grafica insieme a un
diciamo, un nuovo magari, diciamo, concetto di giornale, o comunque la forza dei giornali è di raccontare delle idee, no? Quindi di essere magari, di trovare una loro identità, di avere delle firme forti, di creare, cioè, come erano una volta. Quindi io credo che questa cosa non debba, un po' si è persa nel tempo, ma credo debba ritornare con la forte identità originale. E allora lì sì che la grafica serve, perché quando sei una redazione viva, comunque stimolante, che ti lancia delle idee, ti lancia delle provocazioni, tu cerchi di tradurre tutto questo in una sorta di, no, come realizzare un manifesto, no? Cerchi di lanciare quell'idea anche visivamente. Allora, da quel punto di vista lì, la grafica può aiutare. Però se non c'è la prima parte, io credo che la grafica da sola non è un pacchetto che tu dai, una confezione, una soluzione, no? Cioè, serve un percorso, perché in un giornale comunque il grafico contenuto viaggia. Tutti i giornali hanno una forte identità, quindi quello che poi lì sta nella decisione iniziale, se vuoi creare una rottura completa con il passato, però tante volte comunque riprendere, ma così come si fa solitamente nel design anche delle automobili, delle calzature, della moda, cioè, quindi cerchi di partire da degli aspetti classici di quel prodotto, comunque di quel brand, e cerchi di rilanciarli o di rivisitarli in chiave contemporanea. Però diciamo, nel mio lavoro sempre, quando inizio un progetto, guardo sempre le origini di quel giornale, no? Quindi, e poi lo reinterpreti in chiave contemporanea. Però secondo me c'è sempre una base identitaria, e così come abbiamo fatto con Robinson, sono andati a riguardare i numeri di Repubblica del 76 del 77. Quindi abbiamo preso alcuni elementi, la tipografia, alcuni dettagli che un po' riportavano all'origine del progetto. Non credo che comunque la regionale sia influenzata al mondo della pubblicità. Comunque, cioè, sono prodotti completamente diversi. Forse i giornali stanno un po' inseguendo la pubblicità in questo ultimo periodo, o comunque stanno cercando delle soluzioni, diciamo, più facili per la pubblicità, questo sì, però lo vediamo sia sul cartaceo che soprattutto sul web. Però se comunque cioè, un giornale non ha una sua forza, quindi poi quello che vende è la sua forza giornalistica. La carta, secondo me, può diventare un lusso, però per farlo ha bisogno di essere un po' ripensata, di elevare molto sulla qualità, di ripensare un po' lo sfoglio. La forza di giornale una volta non anche le grandi firme. Io credo che nella nostra generazione non ci siano firme che possiamo comparare a quelle di una volta, quando non erano la nostra età. Quindi questa, secondo me, è la pecca della nostra generazione, su cui bisogna riflettere, per un po' anche ricostruire quell'identità forte dei giornali. Quindi il fatto che magari i giovani della nostra età siano orgogliosi di tenere quel giornale in tasca, perché si riconoscono nelle idee, nel pensiero di quella testata.